Due gambe hanno loro, due gambe hai tu. Questo è uno dei ricordi più forti che ho di mio padre. Sono Giorgio Calcaterra, ho 44 anni e vivo a Roma. Correre è la mia più grande fonte di libertà, è la mia vita. Corro sempre, ogni giorno e se riesco anche per più volte al giorno, perché per me correre è come mangiare, dormire o respirare. Non posso farne a meno. L'ho capito subito, da quando a 10 anni ho partecipato alla mia prima gara in mezzo a migliaia di persone che condividevano le mie stesse emozioni. Quel giorno il traguardo sono state le braccia di mio padre e per questo la mia felicità è stata doppia. Mio padre mi ha mostrato la strada per la libertà, mi ha accompagnato in ogni singola gara e ancora oggi lo sento al mio fianco. Mi ha insegnato ad ascoltare il mio corpo, a ragionare con la mia testa. E ha fatto di me l'atleta che sono. Da quella prima esperienza di bambino non mi sono più fermato. Gareggio su qualsiasi superficie e su qualsiasi distanza. Mi piace correre le brevi distanze nello stesso modo in cui mi piace correre le 100 km. Per me correre è amore per la vita. Ho sentito dire da qualcuno che la corsa è fatica, ma per me non è così. Se sono arrivato a correre 31 maratoni in un anno, due nello stesso giorno o due gare di 100 km in una settimana, l'ho fatto solo perché ad ogni passo, ad ogni chilometro che mi lascio alle spalle, sento una gioia che cresce. Certo, qualche volta mi sono sentito stanco e i momenti di crisi non sono mancati. Ma è nella sfida con me stesso che supero i miei limiti e questo mi dà la forza di continuare. Ho iniziato cronometrando il tempo che impiegavo per andare a comprare il latte a mia mamma e non ho mai smesso di avere lo stesso spirito. Non scambierai mai un record personale con una vittoria. Se sei in grado di superare te stesso, vinci, sempre, anche arrivando ultimo. E non esiste soddisfazione più grande al mondo dello sconfiggere le proprie paure e i propri fantasmi. Per 10 anni, dal 2006 al 2015, ho partecipato e vinto la 100 km del Passatore e ho conquistato 3 titoli mondiali. Ma per me vincere non è mai stata una priorità. Dare il massimo lo è. È con questo spirito che ho scelto di essere ambassador di Win for Life World Run, la prima e unica corsa benefica in contemporanea mondiale in 33 paesi, il cui vero traguardo è trovare una cura per le lesioni del midollo spinale. L'8 maggio, a Milano, correrò ancora una volta per chi non può. Accanto a me, con me, vorrei migliaia di persone animate dal mio stesso entusiasmo e desiderio sostenere la ricerca scientifica e ridare speranza a chi oggi vive su una sedia a rotelle. Correre è la mia vita. Continuerò a farlo fino a che avrò le forze e ad ogni traguardo, comunque andrà, festeggerò come se avessi vinto. Sempre, perché correre è gioia e tutti insieme, provando la stessa emozione, possiamo fare la differenza.